Ciao amici, rieccoci per il nostro 26esimo episodio della partita bizantina. Ci siamo lasciati con un lagognato assalto alle fortezze ottomane. Qui di sicuro il nostro esercito merita questo primo piano. Le nostre armate che assediano via terra e via mare l'Albania. Abbiamo ormai assediato buona parte del territorio ottomano, almeno la parte greca. Abbiamo conquistato la loro capitale, Edirne, che sarebbe Adrianopoli in greco, cioè in greco, il nome tradizionale. E adesso ci aspetta quindi la prosecuzione di questo di questi assedi. Ma c'è anche una seconda cosa a considerare, che cioè tentare di dichiarare il prima possibile guerra anche alla Bosnia, perché se riuscissimo a vassalizzarla prima che faccia pace con Napoli, potremmo entrare nella guerra contro Napoli e possibilmente riuscire a prenderci queste due province, magari anche il Salento, cioè io sto già immaginando le cose impossibili, magari anche il Salento. Non so se avete capito le mie pazze intenzioni. Vedremo se riusciamo a realizzare anche questo obiettivo, però dobbiamo liberare almeno un esercito per fare una cosa del genere, perché altrimenti diventa davvero impossibile. Vedremo se riusciremo a farlo. Spero che nello scorso episodio abbiate apprezzato il paragone non solo con la partita di Hacchevezze che aveva postato qualche episodio fa, ma anche quello con la mia partita, che è stata la mia prima partita completa con Europa Universalis 4, e l'avevo fatta appunto con Bisanzio, però con difficoltà media, e quindi porteremo avanti questo confronto tra le due partite. Questa è più difficile, ma sono anche più esperto, e quindi è un po' una sfida vedere quale delle due andrà meglio, anche se per il momento questa sta procedendo molto bene. Allora, procediamo pure col tempo. Qui ci sono dei maledetti ribelli che purtroppo la Spagna non farà fuori, mentre Napoli verrà fatta fuori. Allora, qui purtroppo non è stato un attacco di successo. Qui manca poco. Mamma mia. Vabbè, abbiamo comunque un attimino di tempo. Speriamo che in questo mese almeno Monastir cada. Cadi? No! Neanche Monastir. Allora, vediamo la nostra ultima armata in via di fabbricazione. Purtroppo i nostri tentativi di saccheggiare l'Anatolia sono stati di scarso successo, anzi abbiamo perso un po' troppa manodopera, a mio parere, in questi tentativi. Dovremmo farne altri. Chissà dove sono finite. Non vorrei che siano cambiate le relazioni tra gli ottomani e qualcuno. Pare di no. Però sono scomparse le armate ottomane, il che non fa mai presagire nulla di buono. Qui mandiamo magari qualche altra nave a bloccare le zone. Stacchiamo quelle danneggiate. Ce ne serve comunque qualcun'altra. Magari queste. Ma no, andiamo a bloccare completamente gli ottomani. Vogliamo fargli patire. Ecco, abbiamo anche la possibilità di stringere un matrimonio reale con la Francia, cosa che naturalmente faremo. Allora, io direi di reclutare un'altra. Cioè, voglio proprio spendere soldi. Ok. No, qui servivano tutte. Va bene. Intanto la Croazia continua a reclutare. E qui abbiamo ormai finito.
Ottimo. Abbiamo fabbricato le pretese su Burgas e abbiamo conquistato Sofia. Ecco quello che volevo. Perché adesso andiamo a dichiarare guerra. Seguitemi. Allora, vediamo se mi seguono. O folli croati, seguitemi. Mamma mia. Siete tardi? Seguitemi. Va bene. Non mi seguono. Allora, io vorrei dichiarare appunto guerra alla Serbia. Mi riuscirà l'impresa? Tra l'altro, vorrei dichiarare guerra alla Serbia senza che la Serbia perda l'esercito. Che è un'altra difficoltà. Allora, qui nessuno. Io. Questi. Comunque, non dovrebbero attaccarsi a nessun altro. Se volete attaccatevi a questi. Allora, vediamo. Pure Monastir, benissimo. Andiamo qua. Allora, dobbiamo aumentare il mantenimento a questo punto. E andiamo a fare sto matrimonio reale con la Francia. È un po'. Io credo che non ce ne pentiremo. Andiamo oltre il limite, ma non ce ne pentiremo perché, insomma, perché avere la Francia come alleato non può essere una cosa cattiva. Anche se al momento anche l'Austria ci fa comodo, non lo so. Avere un confinante che ci vuole bene perché non vuole più le nostre province, siamo in guerra insieme. E si fida di noi? No, ancora no, non si vuole fidare di noi. Stiamo vincendo al 20% ormai. Li vogliamo distruggere proprio del tutto gli ottomani, li dobbiamo bloccare anche quello che gli resta va bloccato. Allora, stacchiamo. Però non so perché non mi seguono. No, vabbè, intanto con chi miglioriamo le relazioni? Con l'Austria, dai. Genova e Provenza hanno fatto pace. Ma qui hanno un bel po', ecco, di. Ecco, ci stanno seguendo, bravi. Avete capito? Allora, invece noi andiamo dove? In Tessaglia andiamo. Ecco, proprio in tempo per dichiarare guerra. Nessuno li aiuterà naturalmente e io questa guerra la dichiaro, cavoli. Con l'obiettivo di prendere, di vassalizzarli, di prendere per loro queste province e magari anche il Salento. Ecco, non dimentichiamoci del Salento. Qui come sta andando l'assedio? Dobbiamo fare le pretese sul Salento se vogliamo tentare. Perché è sola in guerra. Allora, vediamo un po'. Salento, fabbrichiamo le pretese perché. Salento. Vai. Allora, dichiareremo guerra tra un po' di giorni. Sono questi altri. Ecco,
Ma e se andiamo a far fuori loro prima? Allora, io provo a fare anche il matrimonio reale con la Francia, non mi importa come andrà a finire. Non possiamo, com'è, per un pelo, non possiamo fare l'alleanza, ma poi ce la facciamo, dai. E a sto punto dichiariamo guerra tra un attimo. Qui sta andando bene. Ok, abbiamo affrontato i ribelli di Ragusa, vediamo un po'. Siamo partiti un po' male. Procediamo molto meglio, vai. Dai. Siena ha dichiarato guerra alla Toscana, è impazzita Siena. Va bene. Che guerra è stata questa? Napoli e la Toscana. Siena, Modena e Urbino. Modena è indipendente? Ah sì. Ok, Siena scomparirà dalle mappe. Politica assurda di Siena. Vediamo come sta andando, dai. Allora, quando andiamo qua. Facciamo sta guerra. Perché l'Austria? No! È entrata in guerra l'Austria. Perché è entrata in guerra l'Austria? Cioè, hanno accettato di entrare anche nella guerra. Va, maledizione. Eccole. E quindi in questo modo andremo a finire contro l'Austria. Non che sia una cosa improponibile. Vabbè, io direi di iniziare comunque a dichiarare sta guerra. Allora, Bosnia. Vabbè, dichiariamola. E andiamo ad assediare, vai. Poi vedremo se riusciremo a compiere il nostro assurdo piano o se questo invece sarà impossibile. Qui naturalmente. Qui non stiamo più bloccando? No, perché no? Accidente, c'ho anche questa. Allora andiamo con questi a vedere se bastano.
Allora, col diplomatico libero cerchiamo di migliorare le relazioni con la Francia. Se riusciamo a fare... Ui, no! Pazzi! Vabbè, una galea. La Pomerania è venuta con la sua flotta a farci fuori. Ah! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Allora... Questa... Allora... Ci dà un po' di difficoltà questa cosa. Vabbè, rimandiamo. Un po' di navi da queste parti. Insieme anche con Diogenes, vai. Tu mi hai fatto fuori una nave, la pagherai amaramente. Ma davvero amaramente. Vogliono anche sbarcare. La pagherà. Mamma mia. Tu forse è meglio che stai però. Tu quando è che finisci il 4 gennaio? 7 giorni. Così. Vai. Ma ci siete o non ci siete? Allora, no. Dovete rimanermi qua. Non è bloccata. Mi dice, va bene. Allora, io dovrei anche vedere se riesco. Non si sa dov'è l'esercito ottomano, ma c'è. L'hanno liquidato. No, c'è tutto. Chissà dov'è. Qui come va? 7%. Francia vuole fa sì. Ok, facciamo pure l'alleanza. Un'alleanza con la Francia è un po' folle come cosa. No, non siamo più in guerra a fianco della dell'Austria. Che naturalmente non ci aiuterebbe. Urbino contro Austria. Allora, vediamo un po' qui. Stanno andando a Taranto. Stanno tentando la fuga, insomma. Voi credete di poter fare la fuga adesso? Siete davvero così convinti? Non ve lo faremo fare. Ismit. Allora, noi arriviamo qua il 14. Qua il 12. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Voi arrivate il 17, siete già rovinati. Mi volete ancora bene voi, vero? Sì. Vi fidate di più adesso? Ecco, bravo. C'è la Croazia, ma non siamo più in guerra. Giusto. Maledizione. È vero. Vabbè, allora torniamocene. Scherzavamo. Mamma. Anzi, voi potete rimanere anche qua. Voi altri andatevene qua. Va bene.
Che succede? Ma voi mi fregate sempre con la tempistica, eh? Ok. Ma almeno siamo riusciti a saccheggiare qualcosa, no. Ah, forse questa strategia non paga, insomma, dei saccheggi. Non si riesce a far niente. Vediamo. Niente che. Ah, ci mancava la crisi politica. Mio Dio. Stabilità, no. Perdiamo ancora legittimità, ma perché? La reputazione non è tutto. Perché c'è un parlamento nel nostro impero? No, potrebbe essere anche qualcosa. Inquietudine tra la nobiltà. Inquietudine, scompiglio tra la nobiltà. Oppure interessi tra nobiltà e mercanti. Ma. Siate maledetti. Ci hanno affondato. Non abbiamo avuto la gioia di affondargli qualche nave. A questi maledetti che ci hanno affondato la galea. Se non era per l'Austria la continuavo la guerra. Qui è un disastro invece. Sì, Siena è impazzita proprio. Sta assediando Firenze. Ah, questo è fantastico. Importare ferro. Naturalmente cerchiamo di mantenere potente l'esercito bizantino, moderno e supportato domesticamente, cioè con le materie prime probabilmente del nostro territorio, ma a volte le nostre priorità vanno in conflitto l'una con l'altra. Naturalmente a volte no. Dovremmo insomma importare il ferro dall'Austria. Vediamo cosa dice. La mancanza di ricche miniere di ferro No, ma non avendo le ricche miniere di ferro dei nostri vicini, alcuni dei nostri piani per lo sviluppo militare futuro non saranno possibili in tempo, insomma, per quelle tempistiche che vogliamo. Aumentare l'importazione è un'opzione tentatrice, basarsi sul supporto straniero potrebbe compromettere le nostre politiche di commercio. Tuttavia, un coltello nel fianco del nostro vicino. Scusa. Sarebbe tutto. Il più. Oh. Sarebbe il più insidioso se fatto proprio con il loro. Appunto, il loro acciaio. Diventeremmo praticamente con l'acciaio austriaco la spina al fianco degli austriaci. Sarebbe la cosa più brillante. Beh. Però il mercantilismo è più. Forse è più. Ghiotto che non il potere militare. Mercantilismo che è bassissimo. Al momento. Perché anche il potere. No. Noi puntiamo sul mercantilismo. Dobbiamo
basarci sulle nostre risorse. Il cuore importa più del ferro. Va bene. Abbiamo un po' più di mercantilismo. Comunque questo era finalmente un fantastico evento. Dopo tanti eventi negativi, ce ne voleva anche uno molto buono, direi. Era pur tempo. Status quo. Almeno qui abbiamo finito l'assedio. Andiamo a Monastir. Sta guerra con la Bosnia. Finiremo in guerra con... Ah, qui dobbiamo farla. No! Maledizione. Vabbè, facciamo la garanzia perché fino a un momento fa volevamo fare l'alleanza, adesso hanno cambiato idea. Vabbè. Pace. Vivremo in pace, dai. Vediamo se... No. Non vogliono farsi... Vabbè. Non vogliono farsi rubare il denaro. Abbiamo capito. Costantino, vammi in Silistria che lì la situazione è un po' lenta a migliorare. Uie. Ah, ok. Sta andando tutto abbastanza bene. Io spero che non facciano pace troppo presto. Io finivo volentieri in guerra contro Napoli da solo, un po' meno con l'Austria, maledizione. Ah, siamo tornati a 87. Tra 2 anni dobbiamo anche ripagare i debiti, maledetti. Questo messaggio ci ha davvero stufato. Vorrebbe... Ok. Finito, è morto insieme al re. Vabbè, adesso rinnoveremo di sicuro il nostro matrimonio. Ah, ce l'avevano già offerto loro. Maledizione. Com'è? Curioso. Se lo faccio di nuovo, cosa succede? Pare niente. Status quo anche qua. Non riusciamo a procedere. Come non riusciamo più a procedere? Maledizione. Abbiamo anche un leader ottimo per questo genere di azioni. E non riusciamo a procedere. Sti assedi. Non riusciamo comunque ad avere proprio... Da quanto è iniziata? Da 2 anni la guerra, ma... Non abbiamo la reputazione diplomatica necessaria. Ah, la legittimità probabilmente è cambiato. Accidenti alla legittimità. Il nostro re ha 65 anni ma non ci lascia ancora le piume. Accidenti a lui. Troppo attaccato alla vita.
Voi dovete essere almeno due. Qui se riusciamo a finire qualche assedio. Ecco, qui siamo già migliorati, dai. Ok. Fantastico. Allora, sta andando tutto a meraviglia. Vai. Allora, uno va da qua, uno va da qua, due vadano qua, dovremmo essere a posto. Ok, la Bretagna ha un comportamento un po' variabile. Non potremmo migliorare molto però a questo punto. Siamo già al massimo. Magari facendo uscire dalla guerra qualcuno. E in Epiro c'è pure. Vabbè, è meglio. Nazionalisti e piroti. Ci sono, più nazionalisti ci sono, meglio, eh. Vediamo se ci sarà una pace qua. Benissimo, un altro evento positivo. L'Epiro che... Stiamo attenti a sti francesi. No! Salito il numero di grandi potenze. Accidentaccia. Questo messaggio mi sa che dovremmo disabilitarlo. Hanno reclutato un bel po' di navi. Dovrebbero essere bloccati. Perché non al 100%? Non al 100%? Ah no, c'è questa. Al 100% non siamo in grado. Possiamo magari anche un po' di diminuire il mantenimento. L'esercito napoletano è numeroso però, eh? Accidenti, pure i napoletani. Qui andiamo a superare troppo il limite. Qui non siamo... non abbiamo combinato niente questo mese. Vogliamo fare l'ennesima follia? No. Oh, pure in Macedonia. Contadini questa volta. Sto rischio di rivolta è un po' alto. Abbiamo finito entrambi la serie. No, però non dovevamo. Accidentaccio anche a questa. Non... adesso faranno pace, magari. Aie, la Liguria a Milano. Andate a Milano.
Vediamo se riusciamo. Uff, che situazione. Abbiamo fabbricato le pretese. Da Mosca e da Napoli vengono. Ah, questi sono diversi. Arcieri sono. Ma pensa, non me ne ero accorto. Milizia, invece questi sono arcieri. 1-1-1-1. Sono uguali. Che ha fatto l'Austria? Migliora le relazioni con noi. Con la Francia adesso sarà un po' dura. Allora, Bosnia, Bosnia, Bosnia. Se ti faccio vassallo, finisco in guerra con l'Austria. Magari fosse solo Napoli. In guerra con l'Austria? Io non ci vorrei finire in guerra con l'Austria, sinceramente. Anche perché ora come ora potrebbero arrivare dappertutto. Gli ottomani cosa fanno invece adesso? Se gli chiedo monastir Tessaglia, non voglio, ma siete pazzi. Non valgono molto le queste province. Questa sarebbe la mia pace ideale. Più qualche soldo, naturalmente. Un po' difficile. Come pace. Se non liberare la Bulgaria. Un po' difficile. Già, non è il caso. Curiosa sta cosa della Bosnia. Sarebbero anche una quantità infinitesima di soldi. Nessuno se la prenderebbe più di tanto. Il problema è che. Allora, vediamo cosa succede qui. Potere diplomatico. Accidenti al potere diplomatico. Potrei forse far fuori Napoli da sola io, ma. Insieme all'Austria per nulla. Vabbè. Ci penseremo al prossimo episodio su come comportarci. Magari voi mi manderete i vostri consigli, perché io sono tentato di reclamare le province napoletane, cioè la ragione per cui ho fatto la guerra. Però non c'è stato questo imprevisto e l'Austria.
Mi chiedo poi se gli austriaci vorrebbero accettare o meno di fare una pace subito. Invece qua Rakuagnolu la fa la pace. No, assolutamente. Mai e poi mai. Maledette. Qui credo che non riusciremo a prendere tutto. Temo più che altro, più che credo. Però se riusciamo. Cioè, i nazionalisti ci fanno comodo, insomma. Se ci fosse anche qualche nazionalista greco, ogni tanto, no? Loro hanno un pochino di esaurimento di guerra. Fin troppo poco, non riesco a capire come mai. Forse il loro super sultano gli permette di ridurlo. Io gli sto bloccando tutto il bloccabile, ma questo è bloccato almeno. No, sono troppo ricche queste province. È bloccata all'89%. Non ce n'è nessuna che riusciamo a, non, a spostare di nave. Ah! No, queste no, vero? Questi arrivano al 95%. Ok, ecco così blocchiamo meglio. Forse non riusciremo a bloccare tutto, ma quasi. Vediamo se si potrebbe addirittura. Così. Chiudiamo, chiudiamo. Voi datemi i vostri consigli. Alla prossima.